Cari fratelli e sorelle in Cristo, metropoliti, vescovi, monaci e monache, ospiti e amici, è con viva gioia che a nome dei fratelli e delle sorelle di Bose vi do il benvenuto a questa 28ª edizione del nostro convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, dedicato al tema Sant'Isacco di Ninive e il suo insegnamento spirituale. Sono trascorsi 3 anni dal precedente convegno, il 27º, tenutosi nel settembre del 2019. 3 anni difficili per tutti, che hanno messo a dura prova questo nostro mondo, le nostre chiese e anche questa comunità che vi accoglie. Prima la pandemia, poi guerre e tensioni di ogni genere che ci hanno fatto vacillare e ci hanno fatto e ci fanno soffrire. Abbiamo misurato e ancora misuriamo tutta la nostra fragilità e la nostra impotenza dinanzi all'enigma di un male che ci affligge in vari modi. Siamo tutti feriti, spesso disorientati per quello che vediamo nel presente e anche nel futuro, che ci appare più incerto che mai. La pandemia ci ha impedito di ritrovarci per 3 lunghi anni. Poi, verso la fine dell'anno scorso, un certo allentamento delle misure di distanziamento ci aveva incoraggiati a ripensare ai nostri convegni. Tutto era pronto quando altre nubi si sono addensate all'orizzonte, la guerra in Ucraina. Sapevamo che questi eventi dolorosi avrebbero impedito o ridotto drasticamente la partecipazione di tanti amici provenienti da quel paese, come anche dalla Russia. E intanto anche la Siria e il Libano continuavano ad essere afflitti da guerra e instabilità. Che fare dunque? Sospendere per rispetto di tanto dolore oppure andare avanti osando un segno di speranza? Alla fine, anche ascoltando alcuni tra i presenti, abbiamo optato per la prosecuzione del progetto. Ed eccoci qui, non senza portare nel cuore tutto e tutti. Il tempo di sospensione ci ha offerto l'opportunità di ripensare questi nostri convegni. Prioritario resta l'incontro tra cristiani appartenenti a chiese e tradizioni diverse, come negli anni precedenti. Ma ci piacerebbe che questo avvenga in una forma più semplice e familiare. Per questo abbiamo ridotto il numero dei partecipanti a quelli che siamo in grado di accogliere qui nel nostro monastero, senza ricorrere a strutture esterne. È stata una scelta difficile, ma ci è sembrata necessaria. Anche la novità del pomeriggio di lettura vorrebbe favorire lo scambio fraterno e l'approfondimento della conoscenza reciproca. Valuteremo insieme l'esito di queste scelte. Per il tema del convegno, quest'anno ci siamo affidati a uno dei grandi maestri della vita spirituale di tutti i tempi, Isacco di Ninive, noto anche come Isacco il Siro. Una figura che ha nutrito generazioni di cristiani di ogni tempo, condizione e latitudine, di ogni chiesa e anche oltre le chiese. Un padre che, pur appartenendo a una delle chiese più antiche e geograficamente più remote,
ha conquistato tutti, come mostrano i suoi scritti tradotti, ed è un caso unico, in tutte le lingue parlate da cristiani, anche quelle ormai non più praticate, come il sogdiano che era parlato nell'attuale Uzbekistan. Perché Isacco? Le perle che scopriamo nei suoi scritti sono tante. Il suo insegnamento sull'umiltà, sulla preghiera, sulla misericordia infinita di Dio, di cui abbiamo tutti costantemente bisogno. Le sue pagine su tali argomenti sono state un vero balsamo sulle ferite di tanti uomini e donne di tutti i tempi. Ma Isacco è anche l'annunciatore della speranza. La speranza al cuore della fragilità. In un'epoca di grandi rivolgimenti politici e religiosi, in seguito all'espansione del dominio arabo, che nel Medio Oriente andava sostituendosi a quello bizantino e persiano, egli ha saputo scorgere nelle pieghe di quella storia così precaria e incerta e molto simile alla nostra, il riflesso di una speranza certa. E proprio al cuore di quel mondo così minacciato ha annunciato il Dio amico degli uomini, che non abbandona la sua creatura, che non viene meno alla sua promessa. Quante volte infatti Isacco invita alla speranza e mette in guardia dalla disperazione, che egli considera il peccato per eccellenza, il peccato contro lo Spirito Santo. Invita ripetutamente ad avere uno sguardo fiducioso nel futuro, a non lasciarsi irretire dai pericoli. Di colui che egli considera vero credente afferma, cito: non smetterà di combattere fino alla morte, né si darà vinto finché c'è respiro nelle sue narici. E anche se la sua nave naufragasse ogni giorno e il frutto del suo commercio finisse nell'abisso, non smetterà di prendere a prestito e caricare altre imbarcazioni e navigare con speranza. Finché il Signore, vedendo il suo impegno, avrà pietà della sua rovina, rivolgerà a lui la sua misericordia e gli darà moti potenti per sostenere e affrontare i dardi infuocati del male. Questa è la sapienza che viene da Dio, e chi ne è malato è sapiente. La disperazione invece non procura alcun vantaggio. Infatti è meglio per noi essere giudicati per ciascuna colpa commessa, piuttosto che per aver disertato la battaglia. Non disperare, non voltare le spalle, non lasciarsi spaventare né paralizzare dalle sventure, dal peccato, dalle contraddizioni, dal non senso che vediamo dilagare dentro di noi e intorno a noi. Ecco uno degli insegnamenti che Isacco ci consegna e che oggi vogliamo riascoltare. È anche una delle ragioni per cui abbiamo creduto che egli sarebbe stato la migliore guida per questo nostro nuovo incontro, per questo nostro nuovo inizio. Peraltro, proprio qui a Bose, poco più di 20 anni fa, nei giorni 30 giugno e 1 luglio del 2001, si riuniva un piccolo gruppo di studiosi e amici di Isacco per un primissimo seminario su questo padre. Eravamo una quindicina di partecipanti e con gioia rivedo diversi volti che sono ancora qui tra noi. Sebastian Brock era già lì, Paolo Bettiolo, Simonetta Salvestroni, un giovanissimo padre Ilarion Alfeyev, padre Gabriel Bunge. C'era anche padre André Louf,
che vogliamo ricordare, certi che ci guarda dal cielo. E la sua icona è quella che troviamo qui accanto al tavolo, un suo dono alla nostra comunità, dipinta da Joris Fanael, anche lui qui in mezzo a noi. E poi Pablo Argarate era già lì, Vittorio Berti, giovanissimi. Anche per questo convegno abbiamo ottenuto l'adesione dei maggiori cultori del Ninivita, compresi alcuni giovani studiosi che negli ultimi anni si sono dedicati con grande profitto alla sua opera. Li ascolteremo con interesse e sicuro profitto. Ma fin d'ora li voglio ringraziare di cuore, tutti. E insieme ad essi vorrei ringraziare quanti guideranno i gruppi di lettura e ci aiuteranno a riassaporare l'insegnamento di Isacco. Siamo anche particolarmente grati ai capi delle chiese che ci hanno voluto far pervenire il loro augurio e inviare rappresentanti ufficiali. Inizio col ricordare la chiesa a Sira d'Oriente, la chiesa di Isacco, il Catolicos Patriarca Marawa III ha fatto pervenire il suo messaggio e ha incaricato di rappresentarlo Mar Emanuel Yosip, vescovo assiro del Canada, un motivo di particolare gioia questa presenza della Chiesa di Isacco. Per le chiese ortodosse abbiamo con noi il metropolita Athenagoras del Belgio, che rappresenta Sua Santità il patriarca ecumenico Bartolomeos di Costantinopoli, che ha seguito e patrocinato fin dall'inizio i nostri convegni. Abbiamo il vescovo Ambrosi di Bogorovsk, rappresentante del patriarcato di Mosca, che ringraziamo. Il vescovo Siluan della diocesi ortodossa rumena d'Italia, delegato del patriarca Daniel di Romania. L'archimandrita Amphilochios Miltos, delegato della Chiesa di Grecia, che porta il saluto del Santo Sinodo dell'Arcivescovo Hieronymus. L'Igumeno Panteleimon, che rappresenta la Chiesa Ortodossa di Polonia, per la prima volta tra noi. Il Vescovo Asti, carissimo amico in tanti convegni, delegato dell'Arcivescovo Anastasios e della Chiesa Ortodossa di Albania. Il Vescovo Alexander, appartenente alla Chiesa Ortodossa in America. E poi sono presenti membri delle Chiese Ortodosse del Patriarcato Greco di Antiochia, del Patriarcato di Serbia, del Patriarcato di Georgia. Salutiamo con affetto e sentimenti di ringraziamento anche le antiche Chiese Ortodosse orientali, che ci hanno fatto pervenire i loro messaggi e inviato rappresentanti. Il Papa e Patriarca Copto di Alessandria, Tawadros II, ha fatto giungere un suo caloroso messaggio e ha chiesto ad Abuna Marcos di San Macario di rappresentarlo. Il Cattolico Supremo di tutti gli Armeni, di Echmiadzin Karekin II, rappresentato da Padre Tiraio, che ha mandato anche il suo messaggio. Ed è con noi anche un rappresentante della Chiesa Siro-Ortodossa di Antiochia, l'altro ramo della tradizione siriaca, il caro padre Saliba Er, che salutiamo con affetto. Abbiamo poi ricevuto messaggi dal segretario generale ad interim del Consiglio Ecumenico delle Chiese, padre Johan Sauka, e dal nuovo segretario generale, il pastore Jerry Pillay. Dal segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco, il cardinale Pietro Parolin. Il messaggio del cardinale Kurt Koch, presidente del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, che è qui rappresentato dal sottosegretario del medesimo Dicastero, Monsignor Andrea Palmieri, che ringraziamo. Il messaggio del cardinale Leonardo Sandri, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali. E poi abbiamo la gioia di avere tra noi anche il vescovo di Pinerolo, Derio Olivero,
che è presidente della Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana, insieme a Don Giuliano Savina, che è direttore dell'Ufficio Ecumenismo della CEI. Tutti i messaggi che ci sono giunti li abbiamo raccolti in un fascicolo che troverete lì e vi invitiamo a leggerli, perché dicono davvero l'affetto e il sostegno da parte di tutte queste chiese a questi nostri giorni. Ci rallegriamo inoltre per i tanti monaci e monache d'Oriente e d'Occidente che hanno voluto essere con noi a testimonianza dell'importanza che l'insegnamento di Isacco riveste ancora oggi, in particolare nella vita monastica. Dal monastero greco ortodosso di Saidnaya in Siria, l'igumeno Yuhanna e il monaco Isaac, dal monastero di San Macario in Egitto, di Bunavestire in Romania, di Subsal in Polonia, e ancora dalla Slovacchia, dalla Germania, la Schiti di San Spiridon, dal Belgio il monastero di Chertogne, dalla Francia dai monasteri di Ancalcà e di Solèmes, dalla Svizzera dall'eremo di Santa Croce e poi dall'Italia il monastero copto di La Chiarella, i monasteri benedettini di Dumenza e di Santa Giustina a Padova, il monastero ortodosso del Pantocratore ad Arona, le Clarisse di Sant'Agata a Feltria, le monache del Cottolengo di Pralorbo. Ci rallegriamo anche per i giovani che sono presenti tra noi, promettenti siriacisti o anche semplicemente appassionati del dolce insegnamento di Isacco. È bello vedere che Isacco sa parlare davvero a tutti e a tutte, al di là anche delle generazioni. A tutti va il nostro grazie, come anche alle varie istituzioni accademiche ortodosse che ci hanno fatto pervenire messaggi o sono qui rappresentate. Penso in particolare all'Accademia Ecclesiastica di Creta, al Centro di Studi Ecumenici Metropolita Panteleimon Papa Gheorghiu di Tessalonica, all'Accademia Teologica di Volos, all'Accademia Teologica di Mosca, all'Università Aristotele di Tessalonica, alla Facoltà Teologica di Balaman. Una precisazione doverosa prima di terminare. Avrete notato che quest'anno non è prevista la traduzione simultanea in russo. Tale scelta, a scanso di equivoci, ha un'unica ragione: l'impossibilità che a motivo della guerra si è da subito palesata per i tanti amici di Ucraina e Russia, abituali frequentatori dei nostri convegni, di essere con noi. Siamo comunque grati ai pochi che hanno potuto raggiungerci, per i quali abbiamo voluto prevedere un gruppo di lettura in lingua russa. A tutti gli altri va il nostro pensiero fraterno e la nostra preghiera intensa, che si estende anche alla Siria, al Libano e a tutte le altre terre martoriate dalla guerra. Il Signore ci doni presto la pace, la sua pace. E infine un pensiero che vuole essere un ringraziamento al Signore va al caro metropolita Callistos di Diocleia, ospite e presenza preziosissima in tanti nostri convegni, figura amata e apprezzata da tanti cristiani d'Oriente e d'Occidente, che solo qualche giorno fa ci ha preceduti presso il Padre della Misericordia. Un amico, un padre, un fratello che raccomandiamo a Dio. Grazie a tutti voi per essere qui, e vi auguro che questi giorni siano davvero giorni di comunione, di ascolto reciproco alla scuola di colui che ha saputo ascoltare il suo Signore e farne parte a noi tutti, il nostro caro padre Isacco. Grazie.